Io non ho paura! Non ho paura di voi! Non ho paura di loro! Non ho paura di nessuno! Scappate come conigli tutti! Dove siete? Dove siete? Vincere! E vinceremo! Sempre! Stop! La prima apparizione di Riccardo è riconducibile all'intervista del Cerbero Podcast a Cecchi Paone e Sespo, datata ad aprile del 2020. Che ironico se ci pensate, dato che alcune settimane dopo sarà proprio dal Cerbero Podcast che Riccardo diventerà quello che probabilmente già era, ma che nessuno ancora poteva immaginare, ovvero un personaggio quasi fumettistico con le sue varie trasformazioni e i suoi innumerevoli archi narrativi. Oh, attenzione! Uè, bello mio! Ciao, buonasera! In tempi non sospetti, Riccardo si presenta al grande pubblico come manager di Cecchi Paone e in quel momento lo era davvero, ma possiamo dire che non durerà molto. Tutto il resto invece è leggenda, in particolare la frase ormai divenuta celebre, primo manager in Italia per risultati e guadagni, che appunto diventerà uno dei meme cardine della lore liccardiana. Allora, io sono Rosario Riccardo, Riccardo Rosario su Instagram trattino basso, dove in pratica mi occupo da oltre 7 anni, primato in Italia da oltre 7 anni su risultati e guadagni, di social media manager. Più o meno 5 minuti da quando Riccardo apre bocca ci sono già i primi commenti, tra cui quello di Matteo Carlo che scrive: questo scamma. Beh, direi che Matteo Carlo ci aveva visto lungo. Ho un team che mi aiuta, ovviamente mi assiste da tanti anni, sono oltre 77 persone interne e 205 esterne. Dopo averci introdotto per la prima volta il suo team, il caposaldo della storia di Riccardo, avviene il primo dibattito effettivo ed avviene con due dubbi, quindi questo sarà anche un'altra anticipazione, un altro spoiler di quello che succederà più avanti. Conto come una persona di mi accusasti schifo. Di usare i bot su Instagram. Greve. No, poi c'hai 3 follower. No. La live finisce in toni amichevoli, tant'è che in chiusura Dudubi pronuncerà queste parole. Ma sì, figurati. Vabbè, allora dai, ci sentiamo su Instagram e vediamo se possiamo organizzare delle cose fighe. Beh, direi che si sono organizzati alla perfezione. L'apparizione successiva di Riccardo invece è sul canale di Omi, dove effettivamente per la prima volta si costruisce un vero e proprio dibattito con Riccardo come cardine della discussione. Quando hai chiesto a qualche mio influencer di spammarti quando avevi soltanto 100k, cioè 100 follower su Instagram, perché ho tutte le chat, amico mio. A muovere i primi passi nel mondo intricato e fantastico di Riccardo è Johnny Chuck, un altro social media manager che, ascoltando diciamo la storia di Riccardo, quella che aveva raccontato finora, ha i suoi legittimi dubbi. Allora, supponiamo che un dipendente siano 2000 euro, perché ovviamente non credo che sfrutterai le persone, quindi 2000 euro per 77, tu dovresti fatturare il doppio. Infatti, allora, uno, non ti dico i miei fatturati. Due, io ho fatturato regolarmente. No, è una domanda, un qualcosa che mi viene in mente. Inoltre non possiamo non sottolineare l'ingresso nella lore di un altro personaggio importantissimo, direi principale, Ivan Grieco. Come c'è chi paone, rispondi, cazzo, per una volta devi rispondere. Comunque, dopo aver buttato l'esca, l'incontro viene rimandato in una seconda live, sempre sul canale di Omi, questa volta intitolata proprio Ivan Grieco versus Rosario Riccardo. Però io sono qui semplicemente per mettere in guardia le persone da appunto personaggi di questo tipo che si fingono persone che non sono, che si fingono competenti in una materia che probabilmente non gli compete davvero. Hai prove? In questa live quindi iniziamo effettivamente a scalfire la superficie della storia di Riccardo, ma parliamoci chiaro, lo scontro vero e proprio, l'arena, il torneo del potere si terrà dal Cerbero Podcast, in quelle due famose live che ad oggi contano circa 4 milioni di visualizzazioni in totale. Da queste due live usciranno fuori la maggior parte dei meme che ad oggi verranno forse ricordati con nostalgia, e Riccardo verrà così impresso nell'immaginario collettivo di chiunque abbia assistito a quelle famose live. La prima live inizia già al top con una dedica sonora di Ivan al caro Riccardo. Sei un birbone, un po' patetico, illegale. Non sai più di cosa bottare, te la prendi con me. Hai perso 3.000 Rosario, canale vivente. Il tuo engagement è spaziale. La sicurezza mai banale. Poi ha messo anche il cingale. Ragazzi, io ho paura.
Da questo momento in poi la live continua in un crescendo di emozioni che culmineranno, a mio parere, qui dovrò un attimo distaccarmi dal mio ruolo che ho tenuto fino ad adesso di narratore oggettivo dei fatti, per dirvi che secondo me il momento più alto di questa live è stata raggiunta in questa clip. Scusi, questo è quello che hai detto tu? Adesso voglio i tuoi dati, ti voglio querelare, mi ha appena chiamato truffatore. No, assolutamente no, ho detto che io non truffo. Ho detto io non truffo, non ho detto che lei truffa. In effetti è vero. Ho detto che io non truffo. In effetti è vero. Ho detto io non truffo. Io fornirei il nome e cognome di Simone. Quereli sto cazzo! Sto cazzo devi querelare! Sto cazzo! Sì. Perché non me lo dici da vicino, coglione? Sei rovinato, c'hai 30 anni, guarda come fai. Sarò rovinato, mio. Per favore, sì, signore, sia Clemente, Marescià, sia Clemente, non mi rovini, la prego, io non ho capito un cazzo. Ma andiamo con ordine. La live veniva inizialmente pensata come un continuo dello scontro tra Ivan e Liccardo, che non aveva ancora trovato un finale. Infatti, Liccardo, nella live di Omi, rispondeva vagamente con argomenti al limite del reale alle innumerevoli domande di Ivan sul suo presunto lavoro di social media manager. Perciò in questa live Ivan riproporrà alcune delle domande a cui aveva già cercato di ricevere risposta nella live di Omi. Come c'è chi paone, rispondi cazzo, per una volta devi rispondere. Allora, per quanto mi riguarda, io non ho nulla da dimostrare a nessuno. Io lavoro in questo modo. Cazzo, stavo perfetto. A Londra, cosa hai studiato? Senta, qua stiamo alla piazzetta dei Secondigliano, qua stiamo al centro. Ma invece la cosa divertente e surreale di questa live è proprio che più va avanti e più i dubbi sul conto di Liccardo aumentano. Quest'uomo sembra avere il potere di peggiorare la sua situazione solamente parlando. Quali sono i corsi? Te la faccio io la domanda a te. Io te l'ho fatta a te. Porca madonna, devi rispondere. Mi hai rotto il cazzo. Mi hai rotto i coglioni, sei un disonesto. A fine live il pubblico ormai si è fatto un'idea precisa sul conto di Liccardo, che non solo non è riuscito a dimostrare di essere il primo social media manager in Italia per risultati e guadagni, ma non è nemmeno riuscito a spiegare il perché dei suoi vari follower indiani sui suoi svariati profili Instagram, Twitch, insomma. India 2128, questo qua sull'ama. Andatevi vostri a controllare. Se adesso Ivan o qualcuno mi ha mandato 100 follower, ho mandato il mio team, ho scritto al mio team e ti hanno mandato finti, i bot. Dai, ma che figuraccia, però. È uscito fuori anche il fatto che Liccardo non sia mai stato pagato da Cecchi Paone e che quindi non avesse affatto clienti tangibili, dato che il suo unico cliente che nominava in ogni live era Cecchi Paone. Ma grazie di cuore, Ivan, avevo percezione di cose non chiare, ma fa poco o nulla, è gratis, quindi siamo in tempo per evitare danni, restiamo in contatto, buona serata. Questo cosa significa? Okay. Significa che tu stai facendo gratis queste cose, tu ti proponi ai VIP gratis per poi mettere sul profilo che lavori per Cecchi Paone, ti spammi con l'account di Cecchi Paone in ogni sua storia, poi ti sei proposto anche ad Omiatol gratuitamente e poi adeschi i ragazzini che magari vedono, vedi questo lavora con Cecchi Paone e ti fai pagare dai ragazzini. A questo e molto altro lui risponde con una frase ormai divenuta celebre: tutto esposto sul mio profilo Instagram, tranquillamente. Ancora. Quindi anche questa volta la live si conclude con il povero Liccardo sconfitto sotto ogni punto di vista. Ma una qualità innegabile di Liccardo è proprio quella di non arrendersi di fronte a niente e nessuno. Infatti, proprio come il personaggio di un fumetto, Liccardo rinasce dalle sue ceneri e inizia a streamare su Twitch, sfruttando ovviamente l'hype che si era creato intorno alla sua figura. Ci siamo. Passiamo direttamente alla seconda live storica del Cerbero. Liccardo viene nuovamente invitato con le stesse premesse della live precedente. Sempre grazie alla sua infinita determinazione inizia la discussione dichiarando di essere pronto a far ricredere tutti e a ricevere delle scuse. Mi ha fatto piacere accettare il vostro invito, mi fa piacere poter finalmente chiarire e soprattutto ricevere delle scuse stasera. Ma la realtà è ben diversa e la storia di Liccardo è ancora lontana dalla sua fine. La live infatti sottolineerà altri aspetti della totale incompetenza del nostro protagonista come social media manager. GDPR è un acronimo. Sì. Liccardo, per cosa sta GDPR?
lo stava spiegando Giuseppe, fallo spiegare a Giuseppe. No, scusi, no, no, è una cosa imprescindibile di ogni social media manager. Che io vorrei chiedere un'altra cosa invece. Posso sapere che cos'è un GDPR? Cos'è? Lo sta cercando, guarda, si è aperto il bianco di Google. Guardalo. Allora, mani in alto. Da sottolineare e da ricordare ci sono sicuramente le sue risposte sconclusionate. In cosa consiste la sua protezione dall'hackeraggio? Semplicemente faccio attuare una protezione dell'account Instagram più vari controlli che facciamo noi all'interno. Spieghi in che modo? Doppia identificazione attiva. Due fattori che sa fare anche sempre. Mia nonna poi? Non è solo questo, è tant'altro che facciamo all'interno. Spieghiamo, siamo qui, bravo. Più cambio email, ovvero... Wow, difficile! L'email non è solo questo è la cosa basilare. Non lo interrompiamo però, studio della password, per quanto riguarda lo studio della password, per un attimo capire la protezione della password, ci sono password vulnerabili e non... più tante altre cose che non sono qui, appunto. Vabbè. Tipo? Mi metto a piangere. O inesistenti. Perché quando facevo vedere i commenti pubblici di Cecchi Paone che dice che ti ha licenziato, tu skippavi? Non posso rispondere a questa domanda. Certo, tutte le domande pertinenti e scomode, tu ti dissoci. Anche questa è un'altra frase divenuta celebre, un altro meme da aggiungere a quelli già citati della live precedente. Non posso rispondere a questa domanda. Comunque il succo del discorso è che anche in questa live Liccardo esce totalmente sconfitto. Tanto che, come da titolo, esce proprio dalla chiamata. Un giorno esiste oppure no? 6 febbraio, vi do anche più soldi. Rosario, perché ha oscurato la web? A posto così, non ho più nulla da aggiungere. Comunque in questa live da 4 ore quasi ci sarebbero altri innumerevoli momenti epici, ma questa storia è più intricata di un film di Lynch, quindi devo darmi una mossa e rimanere sulle informazioni fondamentali ai fini della storia. A questo punto la figura di Liccardo è conosciuta in tutto il web e, come era prevedibile, il nostro antieroe per eccellenza si ritira nel suo canale Twitch. Non mi interessa il cazzo che mi ha chiesto scusa in live. Mi deve chiedere scusa a me. Io me lo mangio. Me lo mangio. Grazie, ma mi dissocio. La sua carriera da streamer comunque non durerà molto, infatti il suo primo addio avverrà a giugno del 2020. Il motivo secondo me è abbastanza palese. La sua stessa chat lo odia, ma lo guarda comunque grazie alla sua involontaria ilarità. Mi dissocio. Contento? Ora c'ho i tuoi dati. Ora lo sai cosa faccio con i tuoi dati? Scoprilo. Probabilmente non riuscendo in un primo momento a sopportare questa meccanica effettivamente molto tossica del web, decide di ritirarsi. Ma l'ossessione per i riflettori di Liccardo lo riporterà a inizio agosto 2020 a tornare sul web. Sto male sapendo che avete conosciuto Rosario Liccardo manipolato. Ma da chi? Che non era quella persona che avete visto. Non è nessuna strategia, non è nulla, raga. No, credetemi. No. Beh, forse non ha proprio ottenuto l'effetto desiderato. Comunque, la trama si infittisce. Liccardo a quanto pare è stato manipolato, non può dirci da chi, ma il personaggio che avevamo visto fino a quel momento non era davvero Licky, ma una marionetta nelle mani di una qualche figura misteriosa. Tutto quello che io ho fatto... Io ho dovuto indossare una maschera che non ero io. Quindi tutto quello che aveva fatto fino ad oggi, secondo questa versione, non sarebbe stato altro che un piano architettato da una persona esterna che lo manipolava. E il piano avrebbe anche funzionato se non fosse stato per la morale indiscutibile e inamovibile di Liccardo, che lo riporterà sulla retta via. Vi giuro sulla mia vita che mi hanno proposto fit, mi hanno proposto di fare video, mi hanno proposto di fare hot, mi hanno proposto di fare... il giullare, mi hanno proposto di fare il comico, mi hanno proposto di fare l'incazzatore, mi hanno proposto di fare di tutto, ma questo che vedete, nudo e crudo così come sono, vedete la mia faccia, la mia voce, questo è Rosario Liccardo. Comunque questa è la versione di Liccardo, ma l'impressione del pubblico è ben diversa. E in effetti nella situazione in cui si trova, solo Liccardo stesso avrebbe potuto anche solo pensare che la storia del piano architettato da chissà chi sarebbe risultata credibile. Tutte cazzate, ti hanno manipolato, ti hanno chiesto fit, hai detto che non ti piaceva fare il pagliaccio, ma tu l'hai voluto fare questo, mica io te ci ho costretto. Comunque in questo periodo continua a fare live in cui ripete che è stato male, che è una vittima, che hanno fatto show sulla sua persona e altre robe di questo tipo. Poi per qualche motivo riesce a inserire dentro questa storia anche Chiara Ferragni.
ho necessità dell'aiuto di Chiara Ferragni per poter andare avanti. Io ad oggi non ho la più pallida idea del perché avesse bisogno in quel momento di Chiara Ferragni. Questo è un pezzo purtroppo mancante del puzzle. Io ho detto l'unica persona che può aiutare questa situazione è Chiara Ferragni. Invece di fare tutto quello che stanno facendo finora, taggate Chiara Ferragni e ne usciremo insieme. Stop, non ho chiesto ma soldi. Ma che cosa vuol dire taggate Chiara Ferragni e ne usciremo insieme? È un altro metodo per fare visibilità. Arriva quindi il tanto anticipato momento di abbandonare i social per la seconda volta. Io ora non ricordo se in questo periodo la sua figura stia o no perdendo hype, quindi non so dire con certezza se il suo abbandono possa essere un'ulteriore mossa per cercare di riguadagnare attenzione dal pubblico. So solo che questi sono i fatti, siamo a fine agosto 2020 e Liccardo pubblica una storia in cui annuncia che abbandonerà definitivamente i social. È arrivato il momento di dirci addio. Era inevitabile, sarò Liccardo, vi saluta. Ho una dignità, sono una persona seria e sono stanco di tutto questo. Ma questa volta ci mette anche meno tempo a cambiare idea e infatti pochi giorni dopo annuncia il suo ritorno. Ci son cascato di nuovo. Non chiede scusa e anzi pretende delle scuse da tutti quelli che lo hanno attaccato. Ma Simone l'ho invitato, uno su uno non viene, Flame non viene. Cambia completamente modus operandi, torna prima con una live su Instagram e poi con una live in macchina, la prima delle tante direi. Tutti quelli che hanno sparlato di me, tutti quelli che hanno accusato Rosario Liccardo di essere una cattiva persona, sono tutti invitati. Tutti, uno ad uno, uno su uno. In questa live non solo dichiara battaglia a tutto il web, dimostrando ancora una volta di non sapere cosa vuol dire la parola resa, ma addirittura stavolta sembrerebbe avere un esercito dalla sua parte. Hanno fatto e vorrebbero continuare a fare, ma io non glielo permetto, perché adesso siamo scesi in campo. Adesso siamo scesi in campo, adesso siamo un esercito, adesso ci possiamo muovere. Liccardo non vuole accettare la realtà, si rifugia invece nella sua immaginazione ed è proprio da lì che tira fuori la famiglia. Siamo una grande famiglia per me. Ma è con la live del 2 settembre 2020 che questa faccenda raggiunge vette inarrivabili di assurdità. Sì, perché voglio le vostre scuse, voglio le scuse del Cerbero, voglio le scuse dei fan del Cerbero, voglio le scuse di tutte le persone che mi hanno attaccato ingiustamente. Tutti e tutti insieme vinceremo. Liccardo inizia per qualche motivo a parlare di se stesso in terza persona. Che lo so, Liccardo non si arrende, che lo so, Liccardo non passa per quello che non è. Il Cerbero ha fatto passare Rosario Liccardo per quello che non è. Voglio le scuse del Cerbero. Ora io attaccherò loro. Io vi farò capire chi è il Cerbero e chi è Rosario Liccardo. Noi vinceremo. A citare vecchi slogan, forse inconsapevolmente. Vincere e vinceremo sempre. Vincere e vinceremo sempre, sempre, sempre. Insieme ce la faremo. Vincere e vinceremo contro le ingiustizie, contro il Cerbero, contro la falsità. Vincere e vinceremo tutti quanti. No, mi dissocio assolutamente da questo che state scrivendo, assolutamente. Vincere e vinceremo è una definizione. Questa live per me è l'apoteosi di questa storia, un monologo che continua in un loop infinito in cui Liccardo non sembra nemmeno più interessato a convincere il pubblico delle sue parole. Liccardo Rosario, siamo con te. Liccardo Rosario, Liccardo Rosario, Liccardo Rosario, siamo con te. Liccardo Rosario, siamo con te. Tutti. Tutti! 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 Voglio che tutti scriviate Liccardo Rosario, siamo con te! Tutti! Mi sembra piuttosto che cerchi per tutta la live di convincere se stesso dei suoi racconti e non qualcun altro. E più la live va avanti e più sembra riuscire nel suo intento. Grazie! Vi leggo tutti, grazie! 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 Io ci sarò sempre per voi, per tutti voi, tutti, 904 spettatori a mezzanotte, Liccardo Rosario, trattino basso su Twitch, storia d'Italia, storia d'Italia. Liccardo forse per la prima volta in questa live inizia davvero a credere alle bugie che lui stesso racconta. Ero al lavoro, perché ho vari business come già vi ho detto, ero al lavoro quando il signor Mr. Flame... Flame, io lo so che ci sei!
La situazione resta invariata per un po' di tempo. Le live deliranti in macchina si moltiplicano una dopo l'altra, così come i momenti ai limiti dell'assurdo. Cosa volete? Cosa volete? La mia camicia? La mia vita? I soldi? Cosa volete? I miei soldi? Cosa volete? Cosa volete? Cosa? Volete questi? Volete questi? Ma non dico al mio impero! Perché noi siamo un impero, stiamo diventando un impero e diventeremo un impero! Questa è una semplice patina di carta che rappresenta la vita. Le persone approfitteranno sempre per schiacciarvi così. Ma noi, voi, non dovete mai permetterlo. Una singola persona può subire questo. Ma 900 persone non possono subire questo. Altro giro, altra corsa. Il 19 settembre 2020 Liccardo dice addio per la terza volta. Ormai però il suo ritorno è scontato. Così come un alcolista o un tossico ricadono nei loro vizi, Liccardo annuncia il suo ritorno il 27 settembre 2020 con una live su Instagram. Quindi Liccardo torna di nuovo a streamare. Non starò qui ad elencarvi tutte le live di questo periodo, ma non posso non citarvi il mio meme preferito, nato proprio in questo terzo arco narrativo. È tutto pronto! È tutto pronto! È tutto pronto! No, però non va bene. È tutto pronto! Comunque, live fallimentari a parte, Liccardo continua ad alternare momenti in cui chiede scusa. Io vi voglio dimostrare realmente chi sono, voglio dimostrare realmente a tutti chi è Rosario Liccardo, chi è Liccardo Rosario trattino basso, chiamatemi come volete. A momenti in cui torna a dichiarare guerra a qualsiasi persona lo abbia mai soltanto anche nominato. Ma io intendo che ti abbraccerei, mica. Anche io, Simo, te lo posso assicurare, talmente forte che forse non mi controllerei dall'emozione dalla Poi dopo un mesetto di stream più o meno arriva il momento cardine di questa terza parte della storia, ovvero il ban da Twitch. Io avevo dedicato la mia vita a Twitch e ho già scritto 4 email a Twitch per farmi ritornare. Io ritorno su Twitch e vi banno tutti. In effetti non so di preciso se sia mai uscito fuori per cosa sia stato bannato la prima volta. Mi dissocio. Che cazzo sta succedendo? Ma chi cazzo l'ha fatto entrare a questo? Mi dissocio. Ma vi sistemo io. Voglio scherzare con me? Non mi preoccupare. Ma vi sistemo io tutti. Diciamo che non era in grado di gestire il suo pubblico particolare, insomma. Comunque, il ritorno di Liccardo, questa volta al contrario delle altre tre, sembrerebbe fisicamente impossibile. È il 27 ottobre 2020 e Liccardo è ufficialmente scomparso dal web. Ma che dico dal web? Questa volta è scomparso dalla faccia della terra. Infatti quella che presumibilmente è la ragazza in questo periodo pubblica un post sull'Instagram di Liccardo. Aiuto, scomparso! Ultimo avvistamento ieri nei pressi del Vomero. Ma a questo punto un Rubino molto preoccupato... Ma chi ci crede? Chiama Liccardo in live. Dice che sta fuori casa, mi ha detto. Non vuole più ritornare, si è incazzato. Il pubblico, comunque, data la reputazione che lui stesso si era creato, non è che credesse più di tanto a questa scomparsa o fuga, come volete chiamarla. E in effetti il giorno stesso qualcuno pubblica una storia sul suo profilo. Ma è davvero Liccardo questa volta? Sembrerebbe che il Liccardo Rosario che avevamo imparato a conoscere fino a questo momento sia stato sostituito. Esattamente come Majin Buu, Liccardo si divide in due entità separate. Il Don, in questo caso, rappresenta la parte di pura malvagità e risentimento, pronta a vendicarsi di tutti. Come vedete, una dimostrazione di pura malvagità. Pura malvagità. Però stamattina aveva scritto sui social che qualcuno era per lui. Sì, sì.
scomparso, aiutateci a trovarlo. Dopo poche ore mi è venuta in mente un'altra cosa. Comunque non c'è da preoccuparsi, perché Riccardo in poco tempo, grazie alla sua enorme forza spirituale, riesce a controllare il suo alter ego. Quella non mi serve! Ciao ragazzi! Signori! È super motivato e, come ogni degno eroe, vuole condividere con noi questa sua rinnovata energia. Riccardo ci insegnerà l'arte del business online. Chiunque mi seguirà saprà come fare business online, come diventare un personaggio, come diventare dipendenti di se stesso e di nessuno. E questa volta ha dalla sua niente poco di meno che Gianluca Vacchi. Posso dirvi che c'entra una G, posso dirvi che c'entra una V. Sono nel gruppo del King del market e del web. Incredibile, proprio il re del market lo aiuterà in questo suo nuovo percorso. In realtà non ci lavorerà mai, ma si è iscritto a un corso gratuito accessibile a tutti. Comunque, Gianluca Vacchi a parte, pochi giorni dopo Riccardo ci mostrerà la sua seconda trasformazione. Bene, io ho delle serie difficoltà a trovare un modo per presentare questo nuovo stadio evolutivo di Riccardo. Tengo a ricordare che il 31 ottobre 2020 Riccardo è ancora bannato da Twitch, quindi la situazione è questa. In pratica ha coperto una parete con un sacco dell'immondizia, si è creato un nuovo profilo Twitch e ha cercato di eludere il ban. Come voleva si dimostrare, io sono X a vita breve, viene bannato seduta stante e questa volta si presume per sempre. Twitch, addio, Riccardo Rosario ti saluta e si sposta definitivamente su YouTube. Da qui ci sarà il vero e proprio declino finale del nostro eroe, che, nonostante la sua enorme forza di volontà, non riuscirà più a risalire dal baratro in cui lui stesso si è buttato. Non farò mai nulla di sbagliato contro YouTube, che amo. Signori, amo YouTube. Devo dire che cambia idea molto in fretta comunque. Io avevo dedicato la mia vita a Twitch. Io ritorno su Twitch. Riccardo su YouTube non funziona per niente. Fa un paio di live in cui dice le sue solite cazzatine e per il resto non succede nulla di eclatante. Vabbè, a parte un mini ritorno del Don che non fa molto scalpore, ecco. La situazione resta invariata fino all'11 novembre 2020, quando spunterà fuori la nuova personalità di Rosario Riccardo. Fermati, per favore, fermati. Io sono Rio Riccardo e non sono una nuova personalità di Rosario Riccardo, una nuova pazzia di Rosario Riccardo. E invece proprio lei è proprio la terza personalità di Riccardo. Rio è quel fantomatico social media manager che Riccardo non è mai riuscito ad essere. E ora si offre di aiutare chiunque con le sue competenze che prima non aveva, ma che ovviamente sono spuntate fuori all'improvviso insieme alla sua nuova personalità. Io sono Rio Riccardo, sono un social media manager. Sono quel social media manager che avete voluto presentare a tutti voi sul web. Sono quel social media manager cui tutti voi avevate bisogno, volevate, perché sono quel social media manager che d'ora in poi e per sempre ci sarà per tutti voi. Vi ricordate la trasformazione in Don, quando la parte cattiva si era staccata da quella buona? Ecco, Rio si presenta come la parte più buona e pura di Liki, priva di qualsivoglia malvagità. Sono Rio Riccardo, sono la vostra guida, sono colui che ha creato e che sta creando il più grande movimento mediatico di internet mai visto prima d'ora. Sono la vostra guida, sono vostro fratello. Se non fosse che pochi giorni dopo tutti quelli che saranno con noi saranno nella potenza mediatica di internet più grande della storia. D'ora in poi ti parte all'attacco. Ti parte all'attacco verso tutti. Avviserò qui nelle storie ad ogni attacco. Ecco, diciamo che gli attacchi mediatici non sono esattamente una pratica molto carina da parte di Dio. Comunque Riccardo sembrerebbe aver ritrovato la sua motivazione e questa volta la famiglia è dalla sua parte. Il più grande gruppo mai creato in Italia. La famiglia. Amici, fratelli, persone dirette verso un'unica casa. Giustizia. Giustizia. Io, Rio Riccardo, social media manager, con onore sarò e sono e sempre sarò la vostra guida,
vostro fratello. Se non fosse che la famiglia, che ci piaccia o no, così come la intende lui, non è mai esistita. E infatti arriva anche per Rio, ormai rimasto solo, il momento di dire addio. E questa volta, in effetti, c'era quasi. Sono qui, vedo, con molta franchezza, in pigiama alle 5.40, 20 novembre 2020, per dire basta. Certo, non sarà l'ultima volta che sentiremo parlare di Liccardo, ma sarà il suo momento di buio semitotale più lungo. E arriviamo così all'ultimo capitolo della storia. Passano molti mesi dall'ultimo addio di Liccardo e questa volta sembra finalmente uscito dal vortice di dipendenza dai social in cui era intrappolato. Nonostante comunque ogni tanto continui a caricare alcune storie su Instagram, ma nulla di eclatante. A parte una piccola raccolta fondi illegale risalente al giugno del 2021. Ieri mi hanno mandato anche questo video. È di 2 mesi fa, quindi non 2 anni fa, non 1 anno fa, non ai tempi del Liccardone che tutti conosciamo per quelle live. Qua si parla di giugno 2021, 9 giugno. Questa raccolta fondi sarà per chiunque ne avrà bisogno, chiunque potrà scrivermi ed usufruirne anche in forma anonima, per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi. Allora ragazzi, io penso che una roba del genere non sia neanche legale, cioè se tu vuoi aprire una raccolta fondi devi specificare bene i motivi, no, datemi i soldi poi li do a chi ne ha bisogno. Oltre a questo piccolo dettaglio, la storia del top social media manager in Italia resterà in stallo fino all'agosto del 2021, quando spunterà fuori la sua quarta personalità, Liccardo Investimenti, sotto forma di un nuovo profilo Instagram. L'innominabile Rosario Liccardo è tornato. Abbiamo tutti presente la storia del più grande social media manager italiano, ma non abbiamo molto presente la storia del più grande consulente di marketing italiano. Ma cioè che sta a fare? Liccardo Investimenti. Questo passaggio è importante perché sposta di nuovo i riflettori sulla sua figura, tant'è che pochi giorni dopo, in una live, Dudubbi dirà queste parole. Liccardo, ultima cosa, scrivimi in privato se vuoi beccarti a Napoli, sono serio al 100%, andiamo avanti. Dudubbi, come Mr. Satan, diventa amico di Majin Buu, in questo caso impersonificato da Liccardo, e lo fa per un bene superiore. Addirittura amico, cioè un po' too much. Era amico di scrivo. Che palle, che cringe. Ma perché mi dovete porre in queste situazioni? Lui era un amico. Ciao amico, ciao Simone, ciao Dudubbi. Ciao amico, ciao Simone, ciao Dudubbi. Liccardo vuole redimersi. Vuole che le persone capiscano che è cambiato e che non è più la persona che era un tempo. Rosario, tu cos'è che vuoi? Ok? Ho detto, io voglio che la gente capisca che non faccio più quelle cose lì, che sono questo una brava persona, fatto perfetto. E Dudubbi è pronto ad aiutarlo. Ti posso aiutare, ti possiamo aiutare, perché comunque il diritto di replica non si nega a nessuno, specie a una persona che è stata nelle nostre live e comunque c'è stata una discussione molto accesa come lui. Ha molto più senso che tu torni a parlare tu in prima persona, non altri per te. Torni a parlare tu davanti a noi, davanti anche al nostro pubblico che ti ha conosciuto ai tempi, e spiegare queste cose che mi stai spiegando ora. Se le pensi veramente, se non chiederai mai più soldi, vuoi andare avanti, vuoi rifarti una vita, vieni a dirlo. Ma c'è ancora un problema rimasto in sospeso. Ha detto ok, però sono bannato. Oh, infatti lo stanno scrivendo in chat. È bannato. Dudubbi lo aveva promesso, questo sban può essere decisivo. Se Liccardo non verrà sbannato, probabilmente il suo cuore sarà consumato per sempre dal male. Questo sban può dargli una nuova speranza per un futuro diverso, per un futuro lontano dalla sua parte malvagia. Vi ricordate il primo ban? Nella live Instagram successiva a quel ban, Liccardo diceva testuali parole. E ho già scritto 4 email a Twitch per farmi ritornare. Ma in realtà adesso veniamo a scoprire da Dudubbi che Liccardo non aveva fatto molto per aiutare la sua situazione. E non sto parlando solamente della faccenda di Io sono X. E quindi io gli ho detto, ma l'hai mandato il ticket per farti sbannare? No, perché non aveva capito come si fa. Mi sono fatta aprire la mail. Social media manager. Ma era una mail di ban indeterminato, proprio greve a tempo infinito. Sì, perché lui ha anche tentato di eludere il ban aprendosi un altro profilo con la maschera, cioè che è tipo la peggiore cosa che tu possa fare su Twitch. Lui è stato bannato tecnicamente per molestie, harassment c'era scritto in inglese, e c'era scritto per questo tipo di abuso dei termini di Twitch non vi è la riammissione del tuo account. Ma ora che Dudubbi l'ho aiutato con questi piccoli problemi tecnici, si riapre una nuova speranza per il canale di Liccardo, che però continua a peggiorare la sua situazione. Infatti il 20 agosto 2021 si creerà un ulteriore profilo Twitch e andrà in live ancora una volta con un ban all'attivo. Tu mi banni questo, io me ne faccio altre 1600, non c'è problema, perché ho altri social dove le persone interagiscono con me, mi vogliono bene e comunque
mi seguono, ok? Quindi tu mi banni, o mi shadow banni, o io ne faccio altri 780. Non finirà mai. E lo farà altre volte fino al 31 agosto. Ormai anche Riccardo ha perso il conto di quanti account si è creato e anche lui vuole darci un taglio. Sapevo che Twitch a 9 account avrebbe reagito male. Potrei crearmene altri 1000, ma sarebbe un loop infinito. Il messaggio che volevo lanciare su Twitch l'ho lanciato. Ora, da stasera, per me Twitch è storia chiusa. Ma nonostante tutto questo, Riccardo viene ufficialmente sbannato da Twitch il 23 settembre 2021. 4, 3, 2, 1... Ah, non funziona! Oddio, santissimo benedetto. Un macello. Ok, tutto a posto. Troppo, hai sparato. Gli è stata data un'altra possibilità di riscatto e questa volta Riccardo sembra aver messo la testa a posto. Lascia infatti da parte tutta la pantomima del social media manager e diventa uno streamer a tutti gli effetti, iniziando a fare principalmente live IRL. Per quanto riguarda il luogo designato a ospitare il nostro eroe, inizia a rifare live nella sua città natale, Napoli. Questo però solo fino al 2 ottobre 2021. Sono andato via di casa e ho litigato con tutti i miei affetti. Non ho più nulla. Sono a Roma, che era la meta più vicina, io ero a Napoli, che più o meno conoscevo. E in effetti il giorno dopo Riccardo è a Roma, dove incontrerà, dopo poco tempo, Dudubbi. Però se questa serata deve andare avanti, questa live deve finire, mi dispiace. Tutti d'accordo? Ma la sua permanenza a Roma comunque non durerà molto. Rosari, se sei senza alloggio, puoi stare qualche giorno da noi a Milan. Grazie, socio, l'apprezzo moltissimo. Riccardo non se lo fa ripetere due volte e il giorno dopo parte alla volta di Milano. Siamo in 800 in live, andate a seguire a socialino. Vai col panettone. Ma non sto mangiando, posso fare un cazzo se sto mangiando il panettone. È content, e comunque è content mangiare il panettone. E qui, dopo l'alleanza con Social Boom, inizia a tutti gli effetti la sua carriera da streamer IRL milanese. No! La sua avventura a Milano finisce il 12 ottobre 2021, quando Riccardo va via da casa di Social Boom. Grazie, sarà bello essere qui, grazie a tutti, grazie. Riccardo quindi ritornerà a Napoli, che però è solo la prima delle tante mete in cui Riccardo ha intenzione di portare la famiglia da ora in poi. Gireremo in live Twitch, streaming. Canale Twitch, Riccardo Saltino Basso, ogni sera alle 8, lo ricordo, in live tutto il mondo in economy. Riccardo Rosario Saltino Basso, da stasera, se ne va da Milano e va nella città che più ama al mondo, nulla togliendo all'altro, per riposare le valigie, fare streaming lì, in live, portarli nei posti più belli anche lì, e nello stesso frattempo, nella settimana andremo subito a vedere altre mete ovunque. Ma il suo sogno verrà brutalmente infranto il 24 ottobre 2021. Dopo un paio di settimane di live relativamente tranquille nella sua Napoli, arriva un altro ban per il povero Riccardo. Giuro sulla mia vita, se succede qualcosa a disco, fate quello che volete, giuro su la cosa più cara al mondo, lo vengo a prendere fino a casa. Mi hanno bannato Twitch. Dice che è a tempo indeterminato. Comunque a questo punto entriamo in una sorta di loop temporale, perché Riccardo viene sbannato incredibilmente il 28 ottobre. Siamo ritornati. Canale Twitch Riccardo Saltino Basso è ritornato. Grazie a tutti, grazie Twitch, ti amo. Per poi essere però di nuovo bannato solo pochi giorni dopo. Questa volta per Riccardo sembrerebbe davvero essere arrivata alla fine, soprattutto perché il 3 novembre 2021 ricade nelle sue vecchie abitudini e fa una live da bannato. Non penso più di avere le forze a questo punto. Saluto da parte di Rosario Riccardo. Il nostro eroe è privo di forze e si è arreso al suo destino. Ma ormai anche i mod di Twitch si sono affezionati a Riccardo e alla famiglia, tant'è che il 17 novembre ci regalano una nuova speranza. Ma forse per Riccardo è troppo tardi. Oggi, quando sarà pubblicato questo documentario, Riccardo è scomparso da Twitch e dal web. Ma se c'è una lezione che abbiamo imparato da questa storia è che tutte le cose belle prima o poi finiscono. Tutte
tranne che Rosario Liccardo e la sua famiglia.